Io sono venuto mercoledì, però non c'era lei, c'era uno che parlava. No, l'avevamo detto, è venerdì, non io mercoledì. Io tutti i mercoledì vengo lo stesso. Ma come sarebbe a dire? Anche se la trasmissione è di venerdì, però io sono venuto. Ma c'era Paolini mercoledì, è andato nel programma di Paolini? No, non mi hanno fatto entrare. Ci credo che non l'hanno fatto entrare. Vabbè, io l'avevo avvertita. Allora, che ci dice questa sera? Io intanto volevo conoscerla un pochino meglio, perché io Anno ho Ghiotti, la sensazione... Anno Ghiotti, certamente, ma lei è un giornalista. Sono giornalista. Io immagino da un sacco di anni. Ma io sono un figlio d'arte, mio padre era giornalista, mia madre è giornalista, ma mia sorella è giornalista. Addirittura. E la cameriera che lavorava a casa nostra, giornalista. I vicini di casa, giornalista, il postino che veniva... Tutti giornalisti di famiglia, di tradizione. Bene. Si vede che c'è stoffa. Vediamo le novità di questa settimana. Passiamo della nota. Le novità. Dai, ma perché? Ma sei inopportuno, non posso parlare adesso, dai. Le novità. No, perché bisogna tenere i telefoni spenti, perché può scattare un cortocircuito, saltiamo tutti in aria. No. Saltiamo tutti in aria, è successo, in Germania è successo. È successo? Allora, vediamo le novità. Allora, la prossima settimana, scusa, ho detto sì. Primissima perché ho mangiato un'olivetta e mi è rimasto. La prossima settimana, pomeriggio 5, si collegherà con 7 carceri e una nave. Ma pensa sì, un po'. Invece Rai 1 si collegherà con un solo carcere e un barcone piccolo a motore. Che sempre di meno Rai 1, perde sempre. Altra gara, Mara Venier ha un ospite, un obeso di 407 kg e invece Barbara D'Urso ne ha trovato uno di 410 kg, quindi di 3 kg l'ha battuto. Ha vinto, sì. Ha vinto. Lei per chi fa? Per la D'Urso? No, a me veramente non è che mi ti metti per il programma. Allora, leggo il palinsesto della settimana. La vita in diretta, lunedì. A gentile richiesta ritorna il drogato girato di spalle e il drogato di profilo. Martedì ci sarà un drogato sottosopra e un drogato a testa in giù con la voce falsata. Cioè? Mercoledì, aspetta martedì che lo sa. Mercoledì un assassino cantautore folk. Cosa? E un ladro di cavalli. Un ladro di cavalli? Un ladro di cavalli. E un ex suora. Una giovedì ci sarà un alcolizzato, un astemio, uno squilibrato, un cane che crede di essere una medusa. Che cosa? Sì. Venerdì si parlerà di una rapina, di un rapimento, di un rapato, di un arrapato, di un arrodino. Si chiude in bellezza con una nonnina calabrese di 106 anni che è scappata di casa per fare la ballerina dell'up dance a Milano. Ma questi sono gli argomenti. E passiamo a Rai 2, sì. Da non confondere con Canale 5. No, certo che no. E una nuova trasmissione sul sesso andrà in onda dopo la mezzanotte. Cosa significa dopo la mezzanotte? Brava. Però sempre questo trucco. La regia la fa un bravissimo regista e lei lo conosce bene. Lo conosce questo regista? Cioè, chi sarebbe? Il cognome finisce in Ini. Ini, Bernini? No. Oldoini? No. Barzini? Martelli, Massimo Martelli. Ma che vuol dire? Sì, ma sparo. La prima puntata si parla di sesso. Di sesso. Bene. Di trans, di travestiti, di cambiamento di sesso. Sì. Il primo ospite è Aldo Caretti, è uno che vuole cambiare sesso, deve cambiare sesso, deve essere operato a Casablanca per cambiare sesso, certo. Però c'ha paura. Lo capisco bene. Ha paura dell'aereo. Poi ci sarà ospite Aldo Palermo, sì. Che ha cambiato sesso. Ah. Aldo Palermo ha cambiato sesso, bene. È diventato mamma di due figli, ha cambiato sesso. Si può? E si fa chiamare Sisi Siracusa. Ha cambiato nome e città. Aldo Palermo. Ha cambiato tutto. Sì. Canale 5. Lo show dei record, ecco qua, presente Rico Papi, ci sarà nella prima puntata Olindo Olindi, l'uomo più tatuato del mondo, proprio pieno di tatuaggi, sì. Sulla schiena ci ha tatuata la locandina del film Altrimenti ci arrabbiamo con Terence Hill e Bud Spencer. Ma che bizzarria! Sulle ginocchia i puffi, sulle gambe un ananas,
sui piedi l'asso di cuori, sul torace il gruppo musicale Mattia Bazar, che siccome la cantante cambia sempre, lui ha dovuto cambiare sempre la, cambia la cantante, ha dovuto cambiare il tato. Poi sui gomiti un drago, sulle orecchie Topo Gigio, che se l'è fatto questo quando aveva 3 anni. Ah, fatto sto a Olindo Lindi, l'uomo più tatuato del mondo, da Olindo Lindi, l'uomo più tatuato del mondo, si farà una fiction. Sì. Intitolata Olindo Lindi, l'uomo più tatuato del mondo. E chi, chi reciterà? Il protagonista è Beppe Fiorenti. Eccolo là, ci mancava. Vabbè, ci vediamo mercoledì o venerdì? No, ci vediamo venerdì e come glielo devo pure, dire? Però io vengo pure mercoledì. Ma non venga mercoledì, non la fanno entrare. Allora, anteprimi, appuntamento. A venerdì, grazie sempre.